Poracci, bentornati o benvenuti sul Poro TG, l'unico format su YouTube dove si parla di videogiochi. Oggi passeremo in rassegna alcune delle notizie più importanti del weekend, tra cui il leak di Super Mario 3D World, un'importante novità riguardante la Halo Master Chief Collection, l'isteria che si è sviluppata intorno a dei presunti aggiornamenti di Breath of the Wild 2 e non solo. Prima di iniziare vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, lasciando un like o iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su tutti i miei social. E se proprio vi sentite dei veri poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro posto i miei mini in HD. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia rapida. Il remake di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, è stato rimandato a data indefinita. Dopo il reveal di qualche mese fa che aveva suscitato la perplessità di tutti, ma proprio tutti, il gioco era stato già rinviato a marzo di quest'anno. I lavori però sembrano essersi arenati definitivamente e il team di sviluppo, la divisione indiana di Ubisoft, evidentemente ha bisogno di molto più tempo per confezionare un prodotto in grado di rispettare le aspettative dei fan. E da grande nostalgico del gioco originale, sono contento dell'accaduto. Non c'è nessuna fretta nel confezionare un ritorno così importante. E prima di parlare del leak della settimana, vi segnalo che grazie al GigaLeak avvenuto qualche mese fa, che aveva riguardato i server Nintendo, alcuni appassionati sono riusciti a rimasterizzare la colonna sonora di Super Mario World utilizzando i sample originali prima che venissero compressi per la cartuccia dello SNES. Questo è stato possibile grazie ad alcuni riferimenti trovati all'interno del codice sorgente di Super Mario Advance. Vi lascio in descrizione il link per ascoltare le versioni aggiornate. Fa quasi impressione sentire queste tracce iconiche sotto una nuova luce. Bene, come ormai saprete tutti quanti, Super Mario 3D World più Bowser's Fury è stato leakato. Questo significa che se avete a disposizione una Switch modificata illegalmente, potete giocare al titolo già con una settimana di anticipo, visto che la release ufficiale è prevista per il prossimo venerdì, ovvero il 12 febbraio. Attenzione però, perché oltre alle ovvie ripercussioni, e mi raccomando, state attenti agli spoiler, questo leak ci consente di scoprire interessanti dettagli riguardo lo sviluppo del titolo. Prima però una piccola precisazione. Nonostante questo dei leak sia un problema enorme che affligge la Switch, sembrerebbe che la facilità con cui è possibile piratare la console non abbia compromesso affatto le vendite a livello software. In ogni caso, si tratta di materiale sotto embargo e si sa quanto Nintendo sia intransigente verso chi non rispetta le regole. Il proliferare di video gameplay e live stream del titolo, già dai giorni passati, secondo me metterà a rischio l'esistenza di molti canali furbetti. In ogni caso, il dataminer Hotmail Dome ha condiviso alcune interessanti scoperte analizzando il codice sorgente del gioco. Il titolo utilizza, come era lecito aspettarsi, ancora l'antiquato protocollo NX per l'online. Come abbiamo visto nel precedente Poro TG, la rivoluzione dei server targati Nintendo arriverà piano piano nel tempo e la demo di Monster Hunter Rise è il primo titolo a sfruttare il nuovo sistema NPLN. Con una build finale confezionata lo scorso 25 novembre, è facile immaginare come i lavori sul progetto fossero già in stadio avanzato e quindi come il team di sviluppo avesse optato da subito per l'NX. Altro dettaglio interessante è che il nome in codice di Bowser's Fury è Ocean, nickname appropriato vista la centralità che sembra ricoprire l'acqua nella costruzione del paesaggio. E la creazione di questa remastered è stata affidata a due studi, il Nintendo Software and Technology e 1UP Studio. Il primo è una delle divisioni principali di Nintendo of America e si è già occupata di altri port come Treasure Tracker, mentre il secondo è uno studio first party Nintendo che ha coprodotto tantissimi tra i AAA più recenti. Questo è tutto quello che si può dire del gioco, mi raccomando, state lontani da spoiler, soprattutto per quanto riguarda Bowser's Fury, e a questo punto inizierei a domandarmi. Nintendo non può fare veramente nulla per questi leak? Vi immaginate se una situazione del genere accadesse anche con Breath of the Wild 2? Come gestireste un rischio spoiler del genere?
Parliamo un attimo di Microsoft ora, perché le mire espansionistiche della casa di Redmond non sembrano avere confini. Questa volta sono stati gli sviluppatori della Halo Master Chief Collection ad aizzare le speculazioni su un possibile passaggio di Master Chief anche su altre piattaforme, oltre che sull'ecosistema Xbox e PC. La Halo Master Chief Collection è una raccolta che celebra il passato della più grande icona della storia di Xbox. La sua caratteristica vincente è che, sostanzialmente, dopo un debutto un po' incerto, la collection si è trasformata in un prodotto a supporto continuo e periodicamente viene aggiornata con nuovi contenuti e feature prima non supportate. Il team di sviluppo condivide settimanalmente la roadmap delle novità con la sua community e nell'ultimo aggiornamento, c'è una riga che ha attirato l'attenzione di tutti i giocatori. Infatti, tra le varie migliorie che verranno implementate nell'immediato futuro, in coda viene aggiunto questo indizio, che recita: e forse un nuovo luogo e un nuovo modo di giocare. Con un riferimento del genere, difficile non volare con la fantasia. Non è un segreto che l'obiettivo principale di Microsoft sia quello di vendere l'abbonamento al Game Pass, la vera punta di diamante della sua offerta ludica. Con l'inclusione dell'xCloud nel servizio a pagamento, si aprono scenari interessantissimi. In fondo anche Nintendo si è recentemente aperta al gaming in cloud. E che questa sia l'occasione perfetta per vedere finalmente un matrimonio epocale? Tramite lo streaming dati, anche una collection così massiccia come quella di Master Chief potrebbe girare senza problemi su Switch, ma se si vuole rimanere un po' di più con i piedi per terra, questo indizio potrebbe significare l'arrivo dell'xCloud anche su altri ecosistemi oltre che Android, come ad esempio iOS e PC, passaggio che tra l'altro Microsoft in passato aveva già annunciato di voler intraprendere. Quindi, secondo voi, vedremo mai il Game Pass su Nintendo Switch? E chiudiamo questa edizione del TG Poro con tutto il casino che si è scatenato intorno a Breath of the Wild 2 e alle presunte notizie ufficiali rilasciate da Nintendo a proposito della sua trama. Vediamo per bene cosa è successo. Le indiscrezioni sono partite da un post apparso su Reddit, ora cancellato dall'autore, dove veniva mostrato un presunto opuscolo distribuito da Nintendo, dove venivano fornite informazioni riguardanti i giochi di prossima uscita. Tra questi figura un piccolo paragrafo dedicato a Breath of the Wild 2 e alla sua storia, che recita più o meno così: finalmente Link e Zelda ritornano nell'attesissimo sequel dell'indimenticabile action adventure The Legend of Zelda Breath of the Wild, con il produttore della serie Eiji Onuma, che promette un'avventura dai toni più cupi. Nel profondo delle caverne, situate nei sotterranei del castello di Hyrule, si risveglia una nuova e potente minaccia. Riusciranno i nostri eroi a salvare nuovamente il regno? Nonostante si tratti di dettagli facilmente intuibili dai pochi secondi di trailer mostrati nel 2019, la community si è scatenata, vedendo nelle parole di Nintendo una conferma ufficiale di quelle che fino ad ora erano considerabili solo come speculazioni. Peccato che non si tratta assolutamente di informazioni rilasciate da Nintendo, ma di un opuscolo compilato da Games Radar che circolava durante l'E3 2019 e ne riportava le novità più significative. Sì, insomma, si tratta di normalissime congetture che non hanno alcuna autorevolezza. Non possiamo dire con certezza ancora nulla a riguardo di Breath of the Wild 2. Questo però fa capire quanta aspettativa ci sia intorno al gioco e di come la fanbase non aspetti altro che la più piccola delle informazioni per dare il via all'hype train. E direi che con il 35esimo anniversario, che ricadrà proprio il 21 di questo mese, i tempi siano maturi per dare qualche aggiornamento a riguardo. E voi cosa ne pensate? Però ci siamo giunti alla conclusione anche di questa edizione del TG Poro. Come al solito vi aspetto nei commenti per commentare tutte queste notizie insieme. E prima di salutarci vi ricordo che potete supportare il mio lavoro in diversi modi, semplicemente lasciando un like e iscrivendovi al canale attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su uno dei miei tanti social e anche sul Reddit Poraccio. Infine, se proprio vi sentite generosi, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Leak, Michele Chief, ciao!